Quando dobbiamo calcolare la variazione di entropia delta S in una trasformazione a B qualsiasi, possiamo sempre utilizzare questa formula che ha validità generale. Vi compaiono, le grandezze fisiche, in particolare, temperatura e volume, degli stati iniziale e finale A e B. Ci sono anche le moli e il calore specifico molare a volume costante. Vediamo come si dimostra questa formula. Immaginiamo i due stati iniziale e finale A e B, che in generale si troveranno a due temperature diverse, avranno anche volumi diversi e pressioni diverse. Dobbiamo immaginare di raggiungere lo stato B passando attraverso uno stato intermedio C, appunto da ottenere attraverso una adiabatica e un isotermo, oppure viceversa, se lo stato A e B fossero scambiati, dovrei prima realizzare magari un isotermo in espansione e poi una adiabatica in compressione. Comunque, qualsiasi sia la coppia di stati A e B, possiamo sempre trovare una adiabatica e un isoterma, oppure in ordine rovesciato, una isoterma e una adiabatica che ci fanno passare da A a B. L'isoterma può essere in espansione, in compressione, anche la diabatica può essere in espansione o in compressione. In ogni caso, sempre una coppia di isoterma e adiabatica la troveremo. Perciò, la variazione di entropia complessiva sarà data dalla somma delle due variazioni di entropia, prima in questo caso per la diabatica e poi per l'isoterma. Ma noi sappiamo che in una diabatica reversibile non c'è scambio di calore, in una adiabatica anche non reversibile, ma se è reversibile noi la possiamo utilizzare per il calcolo dell'entropia per la trasformazione a C. Quindi per definizione di variazione di entropia dobbiamo integrare, cioè sommare tutte le variazioni di entropia infinitesime sia lungo la diabatica che lungo l'isoterma. Lungo la diabatica dobbiamo sommare tanti scambi infinitesimali di calore che avvengono reversibilmente, ciascuno diviso per la temperatura alla quale quello scambio avviene. Ma siccome AC è una adiabatica, questi scambi di calore non ci sono. È importante che sia una adiabatica reversibile, altrimenti non potremmo utilizzarla per il calcolo dell'entropia. Quindi il primo termine, quindi la variazione entropia AC lungo la diabatica, è 0. Rimane quindi da calcolare il secondo termine, cioè la variazione di entropia del gas lungo l'isoterma CB. E si calcola nello stesso modo, quindi dividendo gli scambi infinitesimali di calore scambiati in modo reversibile, diviso la temperatura di ciascuno scambio. Ma perché abbiamo scelto proprio una adiabatica e un isoterma? Proprio perché la diabatica, come abbiamo visto, non dà contributi all'aumento o alla diminuzione di entropia, mentre invece l'isoterma dà un contributo facilmente calcolabile, perché questi scambi di calore avvengono tutti quanti alla stessa temperatura, la temperatura di B e di C. Si può quindi portare fuori del segno integrale questa temperatura, ci scriviamo TB o TC, meglio TB perché ricordiamo che TC è solo uno stato intermedio e noi dobbiamo lavorare con i valori iniziali e finali. Quindi portiamo fuori 1 su TB e lasciamo all'interno dell'integrale gli scambi di calore reversibili. Possiamo quindi sommare 0, che era il primo termine della diabatica, più 1 su TB e la somma di tutti gli scambi di calore è lo scambio di calore totale tra C e B, scambiato reversibilmente. Ma noi sappiamo che in una isoterma, come è la CB, per il primo principio della termodinamica, il calore scambiato è uguale al lavoro più la variazione di energia interna, ma in un isoterma la variazione di energia interna non c'è perché la temperatura rimane costante. Quindi alla fine otteniamo il lavoro che compie o che subisce, in questo caso subisce perché si tratta di una compressione isoterma. Quindi il lavoro che subisce il gas durante l'isoterma diviso la temperatura dell'isoterma. Potevamo arrivare allo stesso risultato anche in quest'altro modo. TB va fuori dell'integrale, dentro l'integrale usiamo il primo principio, ma mentre prima l'abbiamo usato in forma finita, adesso lo utilizziamo in forma differenziale, quindi il calore scambiato reversibilmente in quantità infinitesimale è uguale al lavoro infinitesimo compiuto o subito dal gas più la variazione infinitesima della sua energia interna che è zero. Perché si tratta di una trasformazione isoterma dove la temperatura non cambia, quindi rimane la somma, cioè l'integrale di tutti i lavoretti
infinitesimali che ci danno il lavoro complessivo durante l'isoterma da C a B, e quindi abbiamo riottenuto il lavoro CB diviso la temperatura di B. Perciò finora il calcolo della variazione di entropia del gas da A a B passando attraverso lo stato C è risultato essere 1 su TB per il lavoro durante l'isoterma, ma il lavoro durante l'isoterma sappiamo che si calcola NR per la temperatura dell'isoterma, potremmo mettere TB o TC, mettiamo TB, per il logaritmo del volume finale B diviso il volume iniziale C. La temperatura B si annulla, quindi rimane NR il logaritmo. Per comodità di calcolo NR lo porto qua sotto alla variazione di entropia, ma poi lo moltiplicherò di nuovo alla fine, lo faccio solo per non starmi ogni volta a portare dietro NR qui al secondo membro. Quindi a destra rimane il logaritmo di VB su VC, ma moltiplico e divido per il volume A. In questo modo viene il logaritmo di VB su VA per VA su VC, ma noi sappiamo che il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, quindi possiamo spezzare il logaritmo in due logaritmi e diventa quindi il logaritmo di questo primo rapporto VB su VA più il logaritmo del secondo rapporto VA su VC. Già vediamo che comincia a prendere forma la formula finale, perché nella formula finale c'è infatti un logaritmo di VB su VA ed è questo moltiplicato per NR. Quindi ecco che riconosciamo delta SAB uguale NR logaritmo di VB su VA, e qui, da qui verrà fuori invece il secondo termine della formula. Vediamo come si fa, bisogna utilizzare la trasformazione AC, anzi la trasformazione CA, che era la trasformazione AC, che era la diabatica AC. Noi sappiamo che in una diabatica reversibile PV la gamma si mantiene costante, quindi nello stato A e nello stato C assume lo stesso valore, ma noi in C non abbiamo né la pressione né il volume. Abbiamo invece la temperatura, perché è uguale a quella di B, e la temperatura di B era data, erano dati tutti i parametri di A e di B. Quindi nell'equazione di trasformazione della diabatica, invece di lavorare con due quantità incognite, pressione e volume in C, cerchiamo di lavorare soltanto con una incognita, e per questo al posto della pressione in C utilizziamo la equazione di stato dei gas perfetti e ci mettiamo nRT su V in C. Stessa cosa la facciamo per la pressione in A, anche se la pressione in A la conosciamo, però la sostituiamo con nRT su V in A. Di conseguenza NR si semplifica, rimane TA e VA alla gamma meno 1, VA alla gamma diviso VA. E la stessa cosa da quest'altra parte, rimane TC e VC alla gamma meno 1. Adesso possiamo cercare di esprimere e ricavare questo VA su VC che era rimasto al secondo termine della formula della variazione di entropia. Quindi VA su VC lo ricaviamo algebricamente, elevato a gamma meno 1 uguale TC su TA. Poi per togliere l'esponente eleviamo tutto alla 1 fratto gamma meno 1, quindi il reciproco di gamma meno 1. In tal modo qua rimane il rapporto VA su VC e qui invece il rapporto tra le temperature risulta elevato a 1 su gamma meno 1. Dunque al posto di VA su VC scriviamo quello che abbiamo appena trovato. Scriviamo TC su TA elevato a 1 su gamma meno 1. E la nostra formula per la variazione di entropia delta SAB comincia a prendere forma. Abbiamo questo logaritmo già trovato prima più il logaritmo di questo rapporto, ma noi sappiamo che il logaritmo di una cosa elevata a un certo esponente è uguale all'esponente, cioè l'esponente scende e va davanti al logaritmo, quindi è uguale all'esponente per il logaritmo di quel rapporto. Ora 1 su gamma meno 1 però lo possiamo calcolare facilmente, perché gamma, l'indice adiabatico, è il rapporto tra i due coefficienti specifici molari a pressione a volume costante per la relazione di Mayer Cp e Cv più R, e quindi semplificando abbiamo 1 più R su Cv, ma a noi serve gamma meno 1, quindi l'1 lo portiamo di là, gamma meno 1 fa R su Cv, e in realtà ci serve il reciproco di gamma meno 1, quindi facendo il reciproco 1 su gamma meno 1 è il reciproco di questo, quindi è Cv su R. Allora andiamo a sostituire a 1 su gamma meno 1 Cv su R e ricopiamo il logaritmo di TC su TA, e la formula a questo punto è stata dimostrata. Basta infatti rimoltiplicare per NR a destra. Infatti finora abbiamo ottenuto delta SAB diviso NR uguale a questo logaritmo più
CV, che è questo fattore qua davanti, CV diviso R, per il logaritmo di TC su TA. Moltiplichiamo quindi per NR a destra e abbiamo la variazione di entropia per una trasformazione a B qualsiasi. NR è il logaritmo del rapporto dei volumi più N, poi R si semplificherà, più NCV, logaritmo del rapporto delle temperature. Qui TC in realtà è uguale a TB, perché C e B si trovano sull'isoterma. Adesso quindi vado a correggere quest'ultima formula e ovunque vedo TC vado a metterci TB. Ecco quindi che al posto di questo TC ho messo TB anche qui e ho ritrovato, proprio dimostrato, la formula iniziale. NR logaritmo del rapporto dei volumi finale meno iniziale più NCV logaritmo del rapporto delle temperature finale meno iniziale. Questa formula qua, NR logaritmo rapporto ai volumi, NCV logaritmo rapporto delle temperature.